Si chiude la prima fase a gironi della Champions League 2011 anche per il Ravello 5, che si presenta a questa Champions con ricamato sul petto il trofeo estivo che si è portata a casa. Parte male perché parte subito con un pareggio e tutti storcevano il naso. Da lì in poi solo vittorie. Qualcuno addirittura 1-0, strana sui campi da calcetto. Oggi porta a casa una vittoria, i tre punti finali, con un roboante 8-0. Neboloni e Davide con un poker di gol si porta a casa anche il premio di migliore in campo. Ci racconta un po' questa partita, ma soprattutto cosa si andrà a fare in Champions. Beh, oggi andavamo a tutta birra e rispetto alla prima partita dove abbiamo pareggiato tre pari, niente, l'obiettivo era cercare di vincere il girone, ce l'abbiamo fatta, adesso vedremo come andrà avanti la Champions. Settimana prossima quindi si riparte già con la seconda fase a gironi. Il Ravello è riuscito a guadagnarsi un posto ovviamente meritato là dove ci sono le grandi, e quindi cominciano i gironi quelli duri, quelli fatti di sole big. L'aspettativa è di riuscire a replicare il torneo estivo, quindi un grande e importante piazzamento, o pensate che sarà più difficile? Beh, ci siamo riusciti una volta, era un sogno. L'abbiamo realizzato, non si sa mai, siamo consapevoli che comunque andiamo a incontrare squadre molto molto forti. Ce la giochiamo, dai, come abbiamo fatto quest'estate. Sempre armati dello scaramantico litro di birra alla fine delle partite, noi speriamo di farvi ancora qualche bella intervista. Ciao, grazie, ciao ciao.